Il Chieti è vivo e vegeto e ritrova il carattere di inizio stagione al cospetto della capolista maceratese, bloccata sul pareggio nonostante i neroverdi abbiano giocato più di metà ripresa in 9 uomini. Per i marchigiani di Maggi un vero e proprio passo falso, per il Chieti una risposta alle critiche, alla faccia delle tante assenze. Si gioca in uno scenario surreale, con la curva vuota, i tifosi della Volpi, come annunciato in settimana, restano fuori dallo stadio e per tutta la durata della gara. Con le defezioni di Vano, Arcamone, Maschio, Di Pietro, Prinari ed Esposito, Ronci vara il 3-4-3 con Sbardella in difesa e il trio d'attacco Corvino, Lorenzoni, Orlando, quest'ultimo recuperato in extremis. Maceratese è praticamente al completo e con Lorenzo Perfetti che all'ultimo istante prende il posto di Romano. D'Antoni si riprende il centro dell'attacco, panchina per Bartolini. Primo tempo con poche emozioni, ma la Maceratese gioca sotto ritmo, il Chieti è gagliardo, guardingo ed è anche l'unica squadra a provarci. Al 27esimo con Del Grosso e c'è la risposta di Fatone e negli ultimi minuti di primo tempo con un colpo di testa di Vitale alto, quindi con la percussione di Orlando. Al riposo si va sullo 0-0, ma la gara si accende decisamente nella ripresa, intanto con il gol del meritato vantaggio firmato dal Chieti, lo sigla il baby Orlando al culmine di una furibonda mischia innescata dal corner di Giron. Gara in discesa a questo punto? No, perché dopo 5 minuti Rapino incassa il secondo giallo di giornata e viene così spedito anzitempo negli spogliatoi dal contestato Provesi di Treviglio. E la Maceratese ne approfitta subito, ripristinando la parità al 12esimo. Ferri Marini scambia al limite con D'Antoni e con un rasoterra fa secco Placidi 1-1. E non è tutto, perché il Chieti a metà ripresa perde anche Vitale, espulso. Esplode la rabbia del tecnico Ronci, a sua volta anch'egli allontanato dalla panchina. Chieti in 9 uomini e Maceratese che sente l'odore del sangue. Neroverdi cinti d'assedio della capolista che va vicino al sorpasso, prima con l'ex difensore di Giulia Nova e l'Aquila, Garaffoni. Poi lo trova al 33esimo, ma la marcatura viene annullata per un fallo di D'Antoni ai danni di Giron. Al 35esimo è la volta di Couco che spaventa così la porta di Placidi. 1-2 soltanto rinviato al 41esimo, quando proprio Couco fa esplodere i tanti tifosi accorsi dalle Marche, raccoglie il cross di Belkaid e in tuffo gonfia la rete per la marcatura che illude la Maceratese. Sì, perché al 47esimo avviene l'imponderabile, punizione di Giron e dal mucchio sbuca la testa di Cucinotta per il 2-2. Lo stesso difensore provvede a blindarlo, diventando protagonista nel finale, quando infatti all'ultimo assalto ospite ricaccia sulla linea il colpo di testa vincente di Bartolini. La Maceratese così vede avvicinarsi San Benedettese e Civitanovese, il Chieti strappa un punto con il cuore, ma nel dopopartita i tifosi della Volpi tornano a far sentire il loro dissenso nei confronti del presidente Walter Bellia, già invitato 7 giorni fa a farsi da parte. Voglio parlare di questo, io oggi voglio parlare soltanto di calcio. Oggi abbiamo visto una grandissima partita, un grandissimo Chieti, ripeto, è stata una gara del cuore. Devo dire soltanto grazie, perché hanno giocato con una grandissima squadra e anche in inferiorità numerica siamo riusciti a pareggiare una partita, e sono convinto che 11 contro 11 l'avremmo vinto sicuramente. Sulle prestazioni, ragazzi, hanno fatto sempre una grande partita dalla prima giornata. Abbiamo sbagliato qualche tempo durante questo percorso, però sinceramente abbiamo una spina addosso incredibile. Cioè, non voglio dire altro, perché poi oltre alla sfortuna vediamo un arbitraggio del genere oggi. Io non voglio giudicarlo, perché chiaramente non voglio giudicarlo, non posso dire niente, però spero che chi è preposto poi a controllare quello che fanno, questi distruggono le società. Non è che distruggono una partita. Ma il primo tempo è stato merito del Chieti dal mio punto di vista, perché ha attuato un modulo che noi abbiamo sofferto e abbiamo faticato a prendere le distanze, e sinceramente non abbiamo fatto bene più per merito del Chieti. Quello che mi rammarica in modo particolare di questa partita è un secondo tempo dove hai avuto la forza e la calma di ribaltare il risultato e poi non l'hai saputo gestire. Questo abbiamo fatto degli errori, li abbiamo pagati e siamo rammaricati un pochino per quello, però diciamo che va bene così, dobbiamo essere più bravi ancora, dobbiamo superare queste difficoltà, dobbiamo essere consapevoli che quando commetti degli sbagli poi li paghi, ecco.